gran finale nella Valle delle Orchidee a Sassano, gran finale di questa che è un'edizione importante, la 20ª di uno degli eventi più seguiti tra la primavera e l'estate valdianese. Siamo in compagnia del sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale Tommaso Pellegrino. Oggi è davvero una giornata importante e storica, visto questo numero tondo per la Valle delle Orchidee. Sì, storica perché siamo al ventennale e quest'anno abbiamo voluto celebrare il ventennale introducendo l'elemento musica in modo importante, perché Sassano, oltre ad essere il paese delle orchidee, è il paese anche della musica, e quindi da quest'anno abbiamo fatto il primo festival della musica con i Sud Sound System, che è un gruppo pugliese, per richiamare quella tradizione che è molto frequente in Puglia, cioè del contatto con la natura, dei concerti in contesti paesaggistici e naturalistici come questo. Io devo dire, sono molto contento nel vedere soprattutto le famiglie, di vedere tanti bambini, perché l'obiettivo dell'organizzazione, che richiede non pochi sacrifici, della Valle delle Orchidee, è anche quello di far conoscere da una parte paesaggi straordinari come questi, far conoscere la nostra biodiversità, far conoscere il nostro patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico, e dall'altro però abituare anche i nostri giovani al contatto con la natura e quindi al rispetto della natura. Ecco, e vedere tanti bambini oggi qui giocare, divertirsi in modo sano, in modo anche civile, lo voglio sottolineare, perché non c'è una carta a terra, e questa è una cosa molto molto bella, siamo soddisfatti. Quindi veramente quest'anno è un ventennale che ci fa piacere che ci siano tante persone qui a conoscere la Valle delle Orchidee, a conoscere un territorio del parco che ha una valenza naturalistica e anche scientifica di grande rilievo. In occasione del ventennale della Valle delle Orchidee a Sassano, ospiti speciali di questa giornata dedicata al gran finale, i Sud Sound System, direttamente dal Salento, qui nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a Sassano, per parlare di radici soprattutto, perché le radici sono il filo conduttore della vostra storia musicale. Certo, abbiamo sempre parlato di quello che, diciamo, che già parlando in dialetto o cantando in dialetto già ci si identifica nel nostro modo di essere, nell'essere salentini e comunque cittadini del Mediterraneo. E già la musica, diciamo, il nostro reggae è un reggae mediterraneo, e comunque il fatto di parlare proprio come in dialetto ci ha fatto sempre parlare della nostra terra, della nostra cultura, del valore che noi mediante la musica abbiamo riscoperto da quando eravamo ragazzi, tutto quello che ci circondava, che magari negli anni in cui eravamo ragazzi non si dava tanto valore proprio alla terra del Salento, quelle che erano le semplici cose, la semplice vita. Invece cantandole oggi si sono riscoperti tanti valori che la gente ama, e la musica li porta ancora avanti questi valori. Per questo le radici sono importanti per riconoscere chi si è e dove si va. E il dialetto, che inizialmente potrebbe sembrare un limite, soprattutto se si suona e si canta fuori dalla propria terra, in realtà poi è diventata la vostra forza. Sì, la nostra forza, anche dal punto di vista tecnico. La lingua ci piace identificarla come l'ottava nota. La lingua, quando si canta, diventa parte della musica, quindi il fatto stesso che noi ci siamo innamorati di una musica che arriva da oltreoceano, no? il reggae, parlata in un dialetto inglese, perché è patois e non è proprio inglese. Il fatto anche che noi tutti ascoltiamo musica che arriva da qualsiasi nazione in lingua inglese, chiaramente non è che sconforta l'ascolto, anzi ciò che compie il ritmo, proprio questo, il ritmo attira e poi ti porta anche magari a capire cosa sta cantando Bob Marley o cosa stava cantando Jim Morrison, o comunque tutto il panorama culturale della musica. E la stessa cosa accade con la nostra musica. Noi troviamo ragazzi di Torino, ragazzi di Milano, di Bologna, di Palermo, magari per i palermitani è più facile, che però cantano le nostre canzoni, e questo, diciamo, è proprio la magia chiamata musica. Ripeto, il linguaggio, le parole diventano, sì, le parole diventano musica. La musica deve essere questo, altrimenti reciti delle poesie, ed è giusto magari che tu reciti delle poesie se vuoi dare importanza al linguaggio, però quel momento in cui tu incolli le parole sulla musica stai compiendo un'alchimia antichissima, è un rito ancestrale che si perde nella notte dei tempi, e che nei concerti torna ad essere un rituale collettivo, ti fa sperare, ti fa stare insieme alla gente, ti fa ballare è importante perché è un linguaggio del corpo. La musica è tutto questo, e ci piace, diciamo, portarlo avanti come ragazzi del sud che hanno
questa eredità, perché pensiamo, ed è vero, che il Sud, diciamo, è stato anche alcova di questo esperimento, cioè di il rituale collettivo che unisce la gente e la fa danzare a tempo. Tra l'altro veniamo da una terra di tarantati, insomma, questo avendolo nel sangue è anche bello, diciamo, riproporlo. È la nostra tradizione, un rituale. Questo Sud, questo meridione che si impone con forza e costanza in tutti i vostri concerti, in tutti i vostri testi e nei vostri suoni. Da qui quindi parte un messaggio importante che oggi passa anche per Sassano e per la Valle delle Orchidee. Sì, abbiamo fatto del nostro stile un punto di promozione molto forte poi per la nostra terra, e lo è stato, e lo è stato all'inizio, come quando abbiamo iniziato a cantare delle nostre bellezze, delle nostre, del nostro cibo, delle nostre cose, e la gente che veniva nel Salento si è innamorata proprio di quelle cose lì. Oggi ci sembra un po' strano che il turismo si basi invece su delle strutture, o proponga insomma un turismo molto mordi e fuggi, insomma, commerciale. Va bene la musica, va bene tutto, ma bisogna creare anche in inverno e in autunno, insomma, una via che porti il Salento ad essere veramente conosciuto per le sue cose, che variano da stagione in stagione. Chiaramente, se veniamo il prossimo inverno qui, sarà totalmente differente il paesaggio. Dunque la gente ha bisogno di viversi di più quelle cose con il vero senso, no? Senza sbandierare bandiere inutili che poi non fanno parte della nostra cosa. Noi portiamo in giro la nostra radice, ma non per chiuderci, per aprirci. Lo facciamo, un saluto ai lettori di Onda News in perfetto stile Sud Sound System. Se sei pronto, tu scopri gli orizzonti nei, con la musica te porto in ogni posto che vuoi. Abbattimo le frontiere, liberamo ne moi. Onda News, su Sound System, busta chiamana qua.